Bentornati ai consigli di Frusciante. Questi sono i consigli di agosto, il caldo è sempre più devastante. Ringrazio i ragazzi dell'Atronico da cui sono tornato da pochi giorni, ringrazio il maestro Fabio Frizzi per la sua disponibilità, per il suo cuore, per il suo essere stato così gentile con me, nonostante non lo conoscessi, quindi da persona d'oro, e ringrazio tutti quelli che sono venuti lì al festival sia per conoscermi che per guardare i bellissimi corti e lungometraggi in concorso, dei quali al limite poi parlerò più avanti se prima o poi voglio fare questa rubrica sulla roba indipendente. 40 gradi, ma i consigli di agosto sono arrivati. Questa volta vi consiglierò 3 orroretti per passare bene l'estate senza sudare troppo. Primo film che vi voglio consigliare, secondo me è un film bellissimo, un thriller stampato dalla Koch Media e dalla Midnight Factory, che continua a stupire con queste uscite qui, perché questo The Invitation è veramente un film interessante e intrigante. Diretto da Karin Kusama, che tra l'altro non aveva beccato nemmeno mezzo film perché era la regista di Iron Flux e del mediocre Jennifer's Body, seppur mediocre ma pieno di botta, però il film era mediocre, qui finalmente azzecca il suo film migliore e lo fa con gran classe, perché il film è un film veramente fatto con stile e grande padronanza tecnica. La storia di Invitation è veramente tra le più semplici del mondo. Will e Eden sono stati insieme, sposati, avevano un figlio. Alla morte del figlio si separano. Will va a vivere da un'altra parte, Eden si risposa, sta con un altro tipo e quindi va a vivere nella loro vecchia casa. Passano degli anni e Eden incredibilmente invita a cena Will, la sua nuova compagna, ed altri amici per inaugurare, diciamo così, la casa insieme al nuovo compagno. Tutto sembra filare liscio, la classica serata di rimpatriata, nonostante già si intuisca dall'inizio che questi qui sono troppo buoni, un po' troppo gentili. Fino a che non scoprono le carte, Eden e il nuovo marito, cioè dicono di far parte di questa setta con base in Messico, una setta però buona che tira fuori dalla morte anche delle persone il bene. E cosa succede? All'inizio del film gli fanno vedere questa cassetta, questo filmato di come questo santone trasporta quest'anima persa di questa qui che sta a morire. Questa cosa ghiaccia un po' tutti, però incominciano a discuterne e via dicendo. Più di qui non posso andare a livello di trama, perché sennò vi sputtanerei tutto il film. Dicevo, questa Karin, che non aveva beccato mezzo film, nonostante si capisse che a livello tecnico sapeva girare sia Non Flux che l'altro lì di Jennifer's Body, non è che erano girati di merda, è che facevano cagare come film. In questo The Invitation forse era rifacendo il ritmo, mettendo tutto su un piano di tensione che va più che altro di sguardi e poche parole, piccoli movimenti di macchina. È un film che è tutto girato in interni praticamente, in distanze alla fine. È un film che colpisce proprio perché, pur non essendo un horror, mette paura per l'angoscia che hanno questi personaggi, tutti, cioè alla fine. Poi il finale non me lo sto a sputtare, è un finale bellissimo, un finale che apre la cosa a un livello ben più ampio di quello di una piccola casa. È un film che si muove, come ho detto, lento, però con un buon ritmo, non annoia mai, ha dalla sua dei buoni attori, che pur essendo poco conosciuti, nonostante quando poi li vedrete li avrete riconosciuti in qualche altro piccolo ruolo, il protagonista è una specie di Tom Hardy in minore, diciamo così, però è bravo anche lui, barbutissimo, del quale sospetti anche per un po', ma in realtà poi il film che cos'ha veramente interessante? Prima di tutto descrive un certo tipo di borghesia sopra hollywoodiano, diciamo, che Los Angelesiana, mi si dice Los Angelina, che cazzo si dirà? Di Los Angeles, si taglia la testa outdoor, come hanno fatto in Apocalypse Now. È un film che in realtà funziona non tanto solo per quello che descrive, perché la narrazione dei fatti è interessante, lo sviluppo specialmente negli ultimi 20 minuti è terrificante, il film mette proprio paura, diventa un horror seppur non arriva al soprannaturale, questo ve lo posso dire. È un film che mette paura proprio perché mette davanti allo spettatore la condizione umana, la condizione umana di come è anche debole l'essere umano, di come è facile essere convinto da cose cazzute e poi fare stragi. Questo è un film in realtà che parla della follia dell'essere umano, che è in realtà dentro di tutti, chiunque ha un po' di follia, solo che c'è chi riesce a tenerla nel proprio carattere, metterla in un angolo e utilizzarla a suo modo in maniera anche costruttiva, e c'è chi invece, come in questo film, la porta ad un livello talmente esasperato che la controlla, cioè gli controlla la vita, la follia. Una follia che sembra però essere quadratissima, una follia che non fa versi, non fa urli, non ti dà accenni. L'unico accenno alla follia è l'olomorgolazione, l'essere tutti uguali, l'essere tutti in un modo così buono che nasconde qualcosa che buono non è,
Il film è difficile parlarne perché Martin l'ha visto, ma non è un film che se dico le scene le sputtano e lo ammazzo. È un film proprio che mi ha colpito, mi ha stupito e che ringrazio un'altra volta Midnight Factory di aver portato, perché finalmente si incominciano a vedere anche qui film di gente come lei che aveva sbagliato roba, che invece la piglia piena piena e riesce a portare a casa un thriller veramente angoscioso, un po' polaschiano su alcune parti, anche a tratti romeriano per come scava, cerca di scavare a fondo nella psicologia dei personaggi, che non sono mai lasciati in un angolo ma che fanno parte piena della narrazione, sia i quattro diciamo più importanti protagonisti, sia quelli che arriveranno dopo, perché poi arriverà un ospite inaspettato che sposterà ancora di più la discussione, sia quelli che sono un po' meno diciamo di contorno. E la regista non si dimentica tra l'altro di fare un montaggio lineare senza movimenti di macchina a rompere il cazzo, e non si dimentica neanche di utilizzare a livello formale e ottimo una colonna sonora veramente ben forbita e ben congegnata per creare tensione senza mai dover fare né scare jump né mai dover fare eccessiva enfatizzazione delle scene, perché il film è di suo quadratissimo, completo, e non ha bisogno di altro che di essere visto, visto che è un inedito in sala. Il primo film che vi consiglio è questo bellissimo thriller che è The Invitation. Il secondo film che vi voglio consigliare, dopo l'uscita di Tales of Halloween di qualche mese fa, la Koch, un'altra volta la Midnight Factory, ci deliziano con questo. A me piacciono, io sono cresciuto a Creep Show e a non so se Braschi se li ricorda, film degli anni 60, tutti dell'Anicus si chiamavano, quelli che c'era Vincent Price, questa gente vede le 5 chiavi del terrore, cioè io a me piacciono film episodi horror, non ci posso fare un cazzo, invece la gente so che li detesta, io invece con Creepshow ci sono venuto su, e il film che vi voglio consigliare si chiama Holidays. Holidays è un film che parla di 9 storie, tutte feste, ok? Quindi abbiamo San Valentino, la festa del papà, la festa della mamma, Natale, Halloween, la festa irlandese, un po' tutte le feste. Diciamo subito che è un film a episodi, i film a episodi chiaramente hanno degli episodi più riusciti e meno riusciti. Diciamo che personalmente ho trovato riuscitissimo l'episodio pasquale, l'episodio di Kevin Smith delle ragazzine in webcam, ho trovato eccezionale l'episodio, il primo, quello su San Valentino, e ho trovato notevoli gli ultimi 2 episodi, quelli sul mi è piaciuto tanto quello sulla festa del papà, che è completamente assurdo, e quello sulla festa della mamma. Al di là di questo vorrei citare un minimo tutti i registi, perché Anthony Scott Barnes, Nicola McCarthy, Adam G. Egypt, Mortimer, Gary Shore, che era quella merda di Dracula Untold a diretto, e che qui invece fa quello mi pare su San Patrizio col serpente, che è anche carino, poi il grande Kevin Smith, Sarah Dina Smith, Scott Stewart, Kevin Koch e Dennis Widmer. Oddio sì, alla buona tanto, eh. Questi sono i registi che sono stati chiamati per fare questa compilation. Diciamo subito che chiaramente, come ho detto, è un film a episodi. I film a episodi cambiano costantemente come regia, come fotografia, come messa in scena e narrazione, perché così vuole il genere. Nel senso che un conto era Creepshow, ad esempio, dove Giorgio Romero aveva diretto tutto, quindi lo stile romeriano veniva fuori in ogni episodio, come nelle 5 chiavi del terrore, che mi pare di Terence Fisher, erano tutta roba che dirigeva un regista. Invece negli ultimi anni va un po' più di moda questa cosa di unire questi, diciamo così, cortometraggi e metterli insieme. Ora non so se sono nati come cortometraggi e poi qualcuno ha avuto l'idea di metterli insieme. Sta di fatto che per una bella serata rilassante, con Cannozza se uno vuole, con Birrozza se uno vuole, con Fia se uno vuole, guardarsi un filmetto così, senza che sia un capolavoro chiaramente, è un film fatto per divertirmi, questo mese vi ho detto, tranne The Invitation, che secondo me è a livelli molto alti, questo è più basso, cioè un film fatto proprio per i fan dell'orrore, però va detto subito, mi ha messo in chiaro 3 cose di questo film, non è sciatto per niente. Cioè i film sono tutti curatissimi nella messa in scena, tutti gli episodi, gli attori di tutti i corti se la cavano benissimo, metà dei corti sono molto ironici, quello di Kevin Smith poi è fantastico con il vibratore nel culo attaccato al generatore per macchine, che non vi sto a raccontare, non vi sto a raccontare gli episodi, perché raccontarvi gli episodi vuol dire dirveli, perché durando un quarto d'ora circa l'uno, nemmeno vi direi come iniziano e come finiscono. Quello che vi posso dire è che Tales of Halloween era già interessante perché metteva insieme tutte le storie di Halloween, qui è divertente perché ci troviamo di fronte a varie storie, non c'è solo Halloween, c'è il coniglietto pasquale che è fantastico con la maschera da coniglio e l'accetta e che è da gustarsi tutto con tutto il cuore, c'è la festa del papà, ho detto la festa di San Patrizio
degli irlandesi, è un compendio di tutte le feste americane, non a caso Holidays, ed è un film che vi consiglio proprio per passare una serata quieta, rilassata, senza impegnare troppo il cervello ma senza spingerlo, e cercando anche di vedere che comunque questo Gary Shore dirige meglio qui che Dracula Untold, quindi forse non era tutta colpa sua ma era più problema dello script. Chiaramente metà di questi registi sono, come si suol dire, dei mestieranti, gente che quello che gli danno da fare fa, non è che sono dei grandi autori, tranne Kevin Smith probabilmente, che è l'unico secondo me il vero autore da apprezzare al 100%, gli altri comunque sono dei mestieranti e portano a casa il loro lavoro con soddisfazione, primo perché ci sono un bel po' di splatter per gli amanti dello splatter, un paio di episodi fanno anche paura, un paio vanno un po' più per i cazzi loro, avresti avuto voglia di vederne molto di più, un paio invece come al solito sono un po' più due palle, avresti voluto magari volerne un po' di meno, ma questo capita sempre quando si guarda i film, diciamo così, strutturati in maniera ad episodi. Comunque questo Holidays ce lo porta la Midnight Factory, ci fa un bel packaging, ci fa sempre piacere, perché comunque qualunque horror arrivi dalle nostre parti, che sia soprattutto indipendente come questa Invitation, è ben accetto. Quindi che dire di più, se volete passare una serata tranquilla, rilassante, divertirvi, vedere un po' di splatter, belle fie e gente completamente folle, Holidays è il film ed episodi che va per voi, ed è il secondo film che vi consiglio questo mese caldissimo di agosto. Allora, il terzo film che vi voglio consigliare in questo caldissimo agosto, che naturalmente come al solito dobbiamo girare a porta aperta perché sennò il negozio sembra chiuso e perché sennò si soffoca definitivamente, quindi i rumori e tutto il resto ve li puppate. Il terzo film che vi voglio consigliare è prodotto da Eli Roth, è sempre Koch che ci porta gli horror e thriller più importanti, e niente da dire. E il film si chiama The Sacrament ed è diretto da quel genietto a tratti che è Ty West, che vi consiglio di scoprire, il quale al limite farò una mini monografia insieme ad altri 4-5 giovani registi horror per arrivare a capire dove l'horror indipendente si è mosso. Comunque questo The Sacrament è una storia abbastanza semplice come tutte le volte, è la storia di un giornalista e un cameraman che vanno dietro a cercare la sorella di uno dei due che si è infilata in questa setta fuori dagli Stati Uniti in mezzo al niente, e che ha un loro leader spirituale che vorrebbe mescolare una specie di socialismo a un cristianesimo completamente fuori. Allora, il film va detto che è girato come fosse un falso documentario, quindi non è proprio un formato che io amo. Però Ty West cosa fa? Riesce a mescolare benissimo sia il falso documentario che il cinema. E lo fa grazie, prima di tutto, a una serie di attori che sono veramente in palla e che rendono l'idea del film, cioè non sembrano assolutamente costruiti nel loro modo di dipanarsi a livello psicologico. E in più il film, grazie al ritmo, al montaggio di Ty West e alla sua fotografia, risulta sempre ben consapevole di quello che è, cioè non vuole essere un chissà cosa, ma un film di genere costruito però in una maniera che possa sembrare classica, basato infatti su una storia vera, che tutti ormai sono basati su storie vere. Questo in realtà un minimo di storia vera ce l'ha, perché la setta che si ammazzò negli anni 70 in 400, sì, col Santone, c'è stata davvero, anche se si dice che poi sia stata la CIA a farla fuori perché questi qui erano comunisti e a quanto pare non avevano molto in simpatia questi comunisti, cristiano comunisti, diciamo così. Comunque, al di là di tutto, il film funziona benissimo, perché è un film nel quale noi scopriamo un po' come è successo per The Invitation, al quale è legato dal filo della setta, diciamo un filo invisibile ma che li lega. È un film che in realtà, parlando appunto di questa setta, parla delle paure, delle convinzioni delle persone che portano se stesse all'interno proprio per cercare di vivere una vita mesta come quella che viviamo tutti i giorni, perché chi pensa che la vita sia proprio bella lo è solo Benigni, perché la vita in realtà si sa è una merda, ma d'altra parte ci siamo affogati dentro e la testa te cerchiamo di tirarla fuori. Ma in questo film qui si intuisce perfettamente come Ty West sia un regista di talento, prima di tutto perché riesce, come ho detto, a dare ritmo a una storia abbastanza rivista, nel senso risaputa, perché un po' come andrà a finire è abbastanza chiaro, e più che altro perché riesce a creare un paio di personaggi, tra cui il Santone, il pelatone con l'occhiale, che è veramente terrificante, che cambia sempre di più con l'andare della narrazione e come cambiano le psicologie sia dei documentaristi che della sorella che degli altri della setta, che si convincono sempre più chiaramente di doversi ammazzare. Questa poi è la base della tesi del film. Il film è un film che consiglio proprio perché sono quei classici film dell'orrore che in realtà dell'orrore non sono, perché non c'è niente di soprannaturale, non c'è niente di troppo splatteroso, non è una cosa che ti fa venire voglia di vomitare, ma è una cosa che fa riflettere su quanto l'essere umano sia in realtà facilmente manipolabile da chi riesce a trovare i punti per poterti manipolare, ecco. E in questo caso, come può essere per Scientology,
come può essere per me qualsiasi fede religiosa al mondo, che sia musulmana, cristiana, ebraica, buddista, a me non è un cazzo, sono ateo, per me sono tutti comandati, cioè è tutto un modo per cercare di vivere questa vita un pochino meglio, così ci si dice no, vivo questa vita qui anche se è un po' una merda, quando muoio tanto mi aspetta qualcosa di meglio, è sempre così per me, è un... ti danno dei dogmi, delle cose da seguire in questa vita, così sei bello controllato e poi dopo tanto diventi cenere e polvere intorno, o al limite elettricità, e non sei altro che vermi pronti per essere mangiati da altri vermi, in realtà questo è il corpo umano secondo me. Quindi io sono un po' distaccato da queste cose delle sette, e mi stanno anche parecchio sul cazzo, perché il problema di queste sette, al di là di questo film qui che descrive perfettamente in realtà come ci sono piccole agglomerati in America di queste sette allucinante, un film che ne parla pur parlandone completamente in maniera diversa dell'idea della chiusura mentale di alcuni americani, dei Village di Shalaman, era un capolavoro, questo è un capolavoro, non è, è un sistema questo qui molto americano, cioè in Europa tranne i testimoni di Geova e qualche pazzo che crede davvero a mormoni, non siamo ancora chiusi in 6.000 piccole sette, tranne forse nella Padania lì come voleva far credere Piavate nei suoi film, o al sud come voleva far credere Fulci in altri suoi film. Qui in realtà, diciamo così, la superstizione è ammazzata dal fatto che in realtà quasi tutti in Italia siamo cattolici o sono cattolici credenti, quindi c'è già una cosa di base che rinchiude tutti, non c'è bisogno di andare a creare piccole sette. Invece l'America, per quanto è grande, distante anche a livello sia di pensiero che di vita, se si pensa come si vive a New York o nel New Jersey, come vivi nell'Ohio o nel Texas o in California, è tutta un'altra vita, cioè ogni paese in realtà fa paese a sé. Ed è interessante appunto questo film di Ty West, perché scava nel profondo delle persone e nella paura delle persone, che preferisce a un certo punto darsi la morte più che affrontare una vita vera. Ciao, quindi il terzo film che vi consiglio per agosto, a 44 gradi di potenza del sole oggi, è questo The Sacrament di Ty West, sempre mandatoci con grazia dalla Midnight Factory, che sta facendo un buon lavoro e si spera che continui a farlo. Allora, e passiamo ai cult di questo mese. Il primo cult che vi voglio consigliare si intitola Maléfique, è un film francese di una decina, anche 15 anni fa, di Eric Vallette. È un film molto particolare, è la trama di un, diciamo così, un contabile che viene buttato in galera, viene fregato e messo in galera a vita praticamente, che deve dividere la cella con un ragazzo che si mangia da solo, con un pazzo mezzo trans che si veste, e con un vecchietto che sembra un professore, che se in realtà è pazzo pure lui. Cosa succede? Stanno in questa cella e il film per la prima parte sembra un film di galera, diciamo un po' allucinato. Invece cosa succede? Scoprono all'interno di questa cella un libro che gli permetterebbe ai carcerati di poter scappare di galera attraverso dei rituali magici che dovrebbero essere fatti in questa cella, e che il libro racconta aver fatto un vecchio occupante della cella ed essere riuscito a scappare. Questa è più o meno la trama. Cosa succede con Eric Vallette? Succede che noi guardiamo un film che viene ambientato praticamente tutto dentro una cella lurida e sporca. Questo è, con una fotografia clamorosamente sporca e cupa, e dove l'ambientazione la fa più da padrone che dalla storia stessa, nel senso che questa cella è veramente inquietante, non solo perché come tutte le celle, si sa, fanno inquietudine all'idea, cioè mi levi la libertà, io una cosa che mi dà veramente noia della vita è poter essere arrestato e messo in una cella, cioè è terribile, magari 2 o 3 giorni ci possa anche essere stato, ma c'è l'idea di stare nella cella 5 anni, 10 anni, mi butta proprio di fuori. E già quindi mi inquieta. In più una cella lercia, sporca, dove c'è un cazzo di luce, in più dove c'è folli e si mangiano le mani da soli, e il trans con le tettone che ti pesta, lo psicopatico sul coso, una cosa un po' così. Vallette però che cosa fa? Scrive praticamente questi personaggi in maniera perfetta. Questo, diciamo così, che dovrebbe essere il borghese all'interno, cioè perché questo è uno che è di buona famiglia, in realtà viene abbandonato lì dagli avvocati, viene cagato lì, non viene proprio considerato minimamente, e quindi già noi iniziamo a subire le angherie di questo tipo, che è costretto a farsi una galera che si merita, ma che lui è convinto di non meritarsi solo perché è ricco e quindi diverso da quelle altre povere bestie che sono nella cella. Invece il film è chiaramente dalla parte delle povere bestie, oltre ad essere dalla parte dello spettatore che ama ad esempio il gore, ma il gore qui però è dato in maniera quasi sottile,
cioè non è, non ti viene lo splatter sparato in faccia come può fare, poteva fare un Peter Jackson, non sembri. Il gore è dosato in alcuni particolari veramente terribili, che però spaventano veramente di più, quasi della classica secchiata di sangue che fa quasi ridere più che inquietare. Questo Malefic, come tutti i film cult di cui vi parlo, non è un film molto conosciuto e non è un film del quale mi va molto di parlare, perché sono film quasi sempre o vecchi o sconosciuti, che ragazzi che di solito mi seguono dai 18, 20, 15 o quanti ce l'hanno, poi non lo so, hanno poco visto, e che quel, come dice i dati di YouTube, quel 25% di ragazze e donne che mi seguono solitamente hanno raramente visto gli horror, me lo scrivono, sai, noi gli horror siamo un po' così. Io l'unica cosa per difendere il mio amato genere horror è questa, che dico sempre alle ragazze o ai ragazzi o a chi mi dice l'horror, sai, secondo me è un genere un po' così. Vi faccio presente che il vero cinema è nato con l'horror, cioè che i film più belli, espressionisti, muti e via dicendo sono horror, e quindi Der Golem, come può essere Il Cabinetto del Dottor Caligari, come può essere Nosferatu, come può essere qualunque cosa che nasceva in quegli anni, o lo stesso Méliès che faceva i film horror nel 1897 o 98. Quindi, al di là di questo mio bel rigiro per far garbare l'horror anche a chi non garba, invece se lo deve far garbare come a me, non mi garbavano assolutamente film in costume, veri tutti merlettati, tipo La Duchessa Bianca, La Contessa a Strisce, poi invece mi sono riuscito a far garbare anche veri, ma grazie alla potenza dei duellanti di Ridley Scott e di Barry Lyndon e di Kubrick, che mi hanno fatto aprire un altro mondo, fatto farvi anche sui 16-17 anni, fammi vedere anche questi film in costume di merda, vai, e ho capito che invece c'è tantissima bella roba anche lì. Al di là di tutto questo, Malefic è un film veramente terribile, che fa paura, che mette angoscia, con un finale eccezionale che vira verso il voodoo, ed è un film che va visto assolutamente sia da chi ama l'horror, quello più estremo, anche se le scene estreme, come ho detto, sono poco, sia da chi ama quei film che hanno un che di linciano, un che di inspiegato al loro interno, che lasciano sempre lo spettatore con una certa convinzione che alla seconda visione crolla miseramente per diventare un'altra. Quindi a me i film che, come ho visto questo 5-6 volte, mi fanno ogni volta cambiare visione e idea su ciò che ho visto, sono quelli che preferisco. Quindi Malefic di Eric Vallette è il primo cult che vi consiglio, sperando che vi garbi. Allora, il secondo cult che vi voglio consigliare è diventato una serie, ne hanno fatti tre. Il secondo era guardabile, di Bill Condon, che poi vinse l'Oscar addirittura per Demoni e Dei. Il terzo era una merda perché sbagliarono completamente l'attrice, cioè se te mi metti a fare in un film horror la pittrice artista, una con la bocca colorata, con le tette rifatte, che ha fatto Baywatch, che era della fia lì, è la fine del mondo. Il film comunque di cui sto parlando è Candyman di Bernard Rose. La trama è questa qui: due ragazze stanno facendo la tesi universitaria su le leggende metropolitane che ci sono in tutta America, e al Cabrini, questo quartiere popolato da quasi esclusivamente persone di colore, c'è questa leggenda di questo Candyman, cioè questo uomo nero che, se dici 5 volte Candyman allo specchio, ti apre dall'inguine alla gola. La leggenda di questo Candyman nasce dal fatto che questo Candyman dovrebbe essere praticamente uno schiavo che all'epoca, quando la schiavitù ormai era finita, comunque si invaghì di una donna bianca di ricca famiglia, e che quindi fu ucciso davanti a uno specchio, immerso di miele e mangiato dalle api. Per questo Candyman, l'uomo dei dolcetti. Cosa succede? Iniziano a indagare la storia di questo Candyman, e lei, per dire che non ci creda un cazzo, la testa di cazzo, che poi la grande Virginia Madsen, la sorella di Michael Madsen, Candyman e Tony Todd, il nero velo grosso, sì, che fu protagonista del remake della Notte dei Morti Viventi di Tom Savini, tratto dal capolavoro di Romero, cosa fa? Fa la stronzata di dire 5 volte Candyman davanti allo specchio, e da quel momento Candyman appare e gli ammazza gente sempre più accanto, e quindi la polizia è sempre più convinta che lei sia l'assassina, e di qui si sviluppa la trama. Non ne voglio parlare altro, perché chi non ha visto questo film si è perso veramente uno degli horror più belli degli ultimi 30 anni, ed è uno di quei film che veramente rimangono dentro. Avevo già fatto una puntata, come mi ricorda mio amico, come ti chiami? Andrea, che mi è venuto a trovare da Pietrasanta, sulla colonna sonora di Philip Glass, consigliandola amorevolmente. Ora, di Philip Glass consiglio amorevolmente la metà della discografia, ma in questo film ciò che veramente funziona è anche l'utilizzo di una colonna sonora perfetta, terrificante, perché quando Bernard Rose, che poi farà film, diciamo così, più d'autore come Anna Karenina e altra roba, quando, e per finire poi ora a girare merda come Sex Tape, come cambia il mondo in 25 anni, questi poveri registi bravi sono costretti a girare la spazzatura per campare, comunque, queste inquadrature lentissime, a elicottero dall'alto,
in mezzo a questi palazzi sterminati, di palazzoni tutti uguali, di questo Cabrini, di questo, con questa musica di Philip Glass, già ti mettono in angoscia completa totale. In più il film non ha alcuna intenzione di fermare mai il ritmo della narrazione a livello né di ironia, né ci innesta mai qualcosa che possa spostare l'attenzione dello spettatore dal fatto che stiamo guardando veramente un horror, perché il film fa paura anche quando non succede un cazzo. Che ne so, quando loro trovano, vanno a cercare all'interno di questo magazzino distrutto dove c'è De Morales, dove c'è questa gente che vive in queste porte scalcinate, in questi appartamenti orribili, lei, questa scena fantastica, lei vede questo buco, ci si affaccia, inizia a fare le foto e poi noi vediamo noi, lei non lo vede dal controcampo che c'è la faccia enorme dipinta di Candyman, lei sta uscendo dalla bocca, in realtà ti sta già dicendo quello che sta per succedere durante il film, e quindi che bellezza. Comunque Candyman è un film che proprio vive di tante sequenze messe una dietro l'altra con grande fantasia, sia di montaggio che di regia. È un film che non ha il ritmo degli horroretti moderni dove tutto succede in tre secondi, dove il montaggio e la fotografia vanno per i cazzi loro. Bernard Rose gira con una quadratura quasi cicocchiana. La bellezza del film è che sembra di vedere un film anni 60-70 con la, però, la forza del cinema anni 80 e lo sviluppo che stava prendendo negli anni 90 a livello sottostante. Quindi Candyman è proprio un film che fa paura, di quelli che gli stomaci deboli è meglio che non guardino, di quelli anche che fanno star male per la protagonista, che viene sempre messa sotto da questa colpa che non ha e che si risolverà nel sacrificio più alto che lei farà alla fine. Un film stratosferico, secondo me, un capolavoro vero, un film che non va dimenticato, di quelli che purtroppo sono andati in sordina, che sono andati a rifinire, appunto, come ho detto, con Candyman 3 nella spazzatura vera. Ma questo Candyman rimane per me uno di quei film che, quando lo vidi, avrò avuto poco più di 20 anni, 22-23 anni, mi colpì subito per il grande Glass e poi per come Rose riusciva a gestire perfettamente gli attori e le sequenze paurose da quelle di attesa. Un film che non fa paura nemmeno questo con gli scare jump, non è un terrore di quel tipo. Le inquadrature sono spesso dal basso di Candyman. Candyman è visto quasi come Kane in Quarto Potere, un qualcosa di impossibile da battere, qualcosa di impossibile da raggiungere, ed in effetti è quello che è. Quindi che cosa dire? Il secondo cult vi consiglio è questo grande capolavoro di Bernard Rose, che è Candyman, purtroppo ammazzato un po' dai seguiti e soprattutto dal terzo, che potete anche non vedermi, ma vedetevi comunque questo primo film perché è veramente qualcosa di eccezionale. Quindi Candyman è il secondo cultone della serata. Il terzo cult che vi voglio consigliare è un cult di primi anni 90, metà anni 90, che si chiama Hardware, diretto da Richard Stanley, ed è un film cyberpunk di fantascienza del quale vi andrò tra pochi secondi a dire la trama. Allora, la trama di Hardware è questa: siamo in un mondo post-nucleare ormai, quindi le città sono costruite, per modo di dire, in mezzo a lande desolate, ma la vera landa desolata è il resto del mondo, che ormai è un deserto radioattivo. Il nostro protagonista è uno di quelli che va a cercare pezzi di roba avanzata in questo deserto radioattivo, e trova, mentre fa questo, tutto questo cercare, trova praticamente un teschio di una macchina che sembra quasi un robot e lo porta praticamente con sé e ritorna alla città. E cosa fa? Va a vendere i pezzi e tutto il resto, decide di tenersi quel teschio e quella cosa per portarlo alla sua ragazza, che è una scultrice, per vedere se ci fa qualcosa di interessante. Quindi porta questo teschio meccanico alla propria ragazza, che vive in questo palazzone in stanze strette, modello proprio cyberpunk scurissimo, e lei inizia a farci questa scultura con la faccia dell'America, una cosa assurda. Durante la notte però si intuisce che questo robot prende vita e incomincia dai cavi elettrici a ricostruirsi e diventa una macchina da morte, cioè tutto quello che trova vuole ammazzare, affettare tutto il resto. Quindi il film in realtà è bellissimo perché il resto della trama si dipana quasi tutta dentro la casa della ragazza, dentro la casa del ciccione spione di fronte, e fuori, poco fuori dalla porta, dove c'è la gente che cerca di aiutare lei. Va subito detto che a me questo film mi ha fatto innamorare quando lo vedi al cinema. Era uno di quei film di serie B che dico che ora non esistono più perché sono stati messi sotto da quella merda tipo Asylum e robaccia del genere. Un tempo si faceva Hardware. Tra l'altro questo Richard Stanley, grande regista, aveva fatto anche Demoniaca, e poi fu cassato e mandato via da Hollywood perché litigò sul set dell'Isola Perduta, dove fu sostituito da John Frankenmeyer, e fu cacciato da Hollywood, non ha più lavorato, ha fatto solo video per Ministri, Nani Cinese e via dicendo. Comunque, al di là di tutto questo, è questa più o meno la trama di Hardware. E allora, già come dicevo, al cinema io rimasi molto colpito dal fatto che le musiche erano rock veramente, c'era Ministry, e poi continuava a girarmi nelle orecchie The Order of Death dei Peel come fosse un mantra continuo. In più c'era Lemmy che faceva il tassista e Iggy Pop che fa parte del folle. Quindi già
E per me c'è Iggy, c'è Lemmy, il film Lemmy, Pace all'anima sua, ricordiamoci. E per me il film già funzionava così, ma in realtà quello che funziona nel film è che fa veramente paura, cioè è una di quel tipo di fantascienza che, nonostante sia claustrofobica bestia perché è tutto rinchiuso lì, riesce ad essere apertissima verso il mondo esterno, cioè con pochi dettagli, poche parole e con molta maestria nella regia, Stanley riesce a descrivere un mondo che è molto più simile al nostro un'altra volta per i rapporti disumani che si trovano tra gli altri, e l'unica cosa che in realtà salva il tutto è l'amore vero e pulito che ha lui per la sua madre. Poi il film è un film fantastico dove, come ho detto, la messa in scena, la fotografia, il montaggio sono volutamente indipendenti, sono volutamente scarni, sono volutamente forti, luci tagliatissime rosse, luci tagliatissime verdi, blu, punti che sembra quasi in bianco e nero. Un film che lavora tantissimo sulla narrazione, su come si sposta lentamente lo sguardo dello spettatore, che viene catturato sempre più da piccoli particolari, perché fino ai primi 40 minuti sei un attimo sballottato in questo mondo che ancora non era ben chiaro, poi all'epoca vi sto parlando di 20 anni e coda fa, quindi ancora non erano così decodificati questi stilemi di tipo di film. Il cyberpunk era nato da circa 10 anni come cinema, vogliamo dire proprio Blade Runner, ma Blade Runner già era un cyberpunk che non sapeva di esserlo, perché era tratto da Dick Gibson con Necromante, il libro doveva ancora uscire, quindi il movimento cyberpunk aveva a nascere, è venuto fuori negli anni 90, e questo Hardware è uno dei film più riusciti, perché Stanley è veramente un grande regista. Cioè, quando un regista gira un semicapolavoro con niente, perché è un film a bassissimo costo, ma riesce a essere splatter quando deve essere splatter, riesce a essere cattivissimo, ed è oltretutto, come ho detto, molto carpenteriano in alcune descrizioni della società. E la radio, ad esempio, che accompagna quasi tutto il film, e non mi sto a dire nel finale che cosa dice la radio, e svela finalmente che cos'è quello che noi stiamo guardando e che abbiamo capito a metà, quando il nano che riceve i pezzi del braccio che lo uccideranno capirà cosa si trova tra le mani, si chiude in un misticismo quasi folle quando lui viene preso dal veleno e comincia ad avere delle allucinazioni completamente kubrickiane, volendo, quasi vicine a 2001 come livello di ossessione, perché lui attraverso queste visioni riesce a parlare comunque quasi con la mente, con la ragazza. Quindi un film completamente folle che non posso che non sconsigliarvi, e che non può non essere nel mio cuore, come non è come è nel mio cuore l'altro suo film Demoniaca, bellissimo horror ambientato in Sudafrica, tagliato e massacrato dalla critica, invece grandissimo film che ha fatto flop, anche quello serie B grandioso, e che, visto che ci sono, li consiglio insieme, di Tresha Stanley, tutti e due. Ma questo Hardware però dava proprio l'idea di un regista che potesse portare qualcosa di veramente ganzo nel genere, e come tutti i registi di questo tipo, molto duro e molto quadrato nelle sue scelte, ha preferito farsi da parte, e comunque è stato preso a calci nel culo dai produttori di Hollywood, e quindi è tornato a fare come ho detto sui video. Ma questo Hardware, un film che parla di amore, di possessione, di violenza, di armi, di come veniamo comunque sfruttati e sempre pilotati nelle nostre scelte da qualcosa di più in alto e nemmeno ce ne accorgiamo, riesce a trasmettere proprio quella sporcizia e quella cattiveria insita che ha il cyberpunk e che deve arrivare allo spettatore. Un film muscolare, potente, e che allo stesso tempo è dolce e incredibilmente sentimentale. Quindi un film meraviglioso che vi consiglio. È il terzo cult, con questo chiudo i cult e poi passerò ai cessi, li farò molto velocemente. Ed il terzo cult è Richard Stanley, che si merita con Demoniaca, ma soprattutto con questo Hardware, un bel podio tra i cult di oggi, perché questo è un film fantastico. Allora, sono qui per sconsigliarvi tre merde uscite in DVD. Il primo è Never Back Down, Mai Arrendersi. Ora, questo Michael J. White aveva fatto Spawn come protagonista, ed è quel nero gigantesco che ha fatto Blood and Bone e tutti questi film dove fa Bone. Black Diamond. È in dubbio il fatto che questa gente nei film faccia bene a botte, che le coreografie siano anche curate, ma è anche in dubbio che la regia è dello stesso Michael J. White, che le storie siano una merda e che la gente ancora continui a guardare questi film del cazzo quando potrebbe semplicemente guardare lo sport vero e evitarsi di guardare le stronzate come questo. Perché, partiamo dal capo, la trama è questa lì, interessantissima. Vanno tutti, sembra di vedere Kickboxer, quello vecchio, la trama è sempre bella. Il campione va a battersi col campione più grosso di lui, tipo thailandese, e poi quello grosso ancora più di lui si vendicherà della sconfitta dell'altro. Questa è più o meno la base, poi c'è il giro di doping e stronzate sotto, puttanate così, il classico cattivone che fa i soldi a fare i combattimenti. Un film veramente delirante. Delirante perché tutti i personaggi recitano col buco del culo. E qui siamo d'accordo, sono lottatori, ci si può anche stare, ma cazzo, un minimo
di coerenza a livello di regia, un minimo a coerenza di personaggi, niente, è tutto buttato a merda. Un secondo prima sembra uno stronzo, poi è buono, poi è cattivo, poi non torna un cazzo, lui cerca di salvare lei ma lei non vuole essere salvata da lui, che però sta insieme a quello stronzo che però lavora con un'altra, una cosa che sembra una trama di Beautiful, 130 puntate di Beautiful in 20 minuti e poi un'ora di cazzotti. Ma se avete voglia di vedere un'ora di cazzotti dati bene, guardatevi film orientali, ve lo dico, c'è The Ride, Meran Tau, ce n'è milioni, avevo detto City of Violence, quelli coreani, quelli giapponesi, quelli cinesi, vi garbano le orde, c'è Jet Li, vi garbano senza orde, c'è giapponesi a sparare, vi garbano a cazzotti e bastonate, c'è Nowhere to Hide i coreani, c'è, ma guardate film dove c'è una scelta coreografica di bellezza nell'inquadratura, non solo metti due stronzi dentro una gabbia e falli restare fino alla fine. Questi film secondo me sono i classici film che hanno ammazzato ancora di più il cinema di genere di arti marziali, perché sono film talmente mal scritti, mal costruiti, mal recitati e mal girati che mi hanno fatto due palle così. Quindi spero che questo Never Back Down, che funziona tantissimo in videoteca e siamo al terzo, sia l'ultimo, perché un c'è due senza tre mi va bene, ma ora mettetevelo nel culo Michael J. White, tanto è vecchio, fra un po' andrà a zoppia, andate a fanculo, perché questi qui mi fanno quasi rivalutare i film di Van Damme. Quindi per favore, voi che distribuite questa merda, cercate di non portarcela più, perché vi ripeto, Love It Once e milioni di film bellissimi se ne stanno a casina per portare sta merda qui. Quindi Never Back Down, un film di merda del quale non ho più intenzione di parlare, è il primo ciofecone che vi sconsiglio vivamente, anche se amate l'azione, perché film che non beccano un campo e un controcampo, che scavalcano, che sono fatti di merda, la fotografia è sciatta, tutto è buttato lì, sono film che fanno del male esclusivamente al cinema, soprattutto quello d'azione, che è già un genere di nicchia e che è un genere pericoloso nel quale si può passare dalla bellezza al trash in un decimo di secondo, e questo è trash, ma trash veramente, ed è Never Back Down. Allora, 50 sfumature di grigio, era una merda. Libro, film e tutte le storie. I Wayans Brothers, quelli di Scary Movie, hanno deciso di fare questo 50 sbavature di nero. Allora, primo non ce n'era bisogno, parliamoci chiaro. Tanto la storia è quella di lui ricchissimo che trova lei, e quella di 50 sfumature di grigio è un po' al contrario. È una parodia, quindi immaginatevi come può essere la trama, è quella lì. Diciamo però la verità, diciamocela stavolta, non meritava una parodia 50 sfumature di grigio. Primo perché gli dai un'importanza che non deve avere. Secondo perché è già una parodia. È già un film comico, è un film che ridi dall'inizio alla fine, non hai bisogno della parodia. La parodia è più realistica del film comico, non ne ridi, perché è più realistico quello che quella merda lì. Ora poi c'è un problema alla base, dura pochissimo, è proprio sciatto, mal scritto, fanno le battute che sono ormai gag viste e riviste mille volte. E i Wayans Brothers quando iniziarono con Scary Movie sembrava potessero anche muoversi, poi iniziarono già a cadere con quei filmacci di merda tipo quel Nano Infame, un film sempre più brutto dietro l'altro, sempre più volgare, e qui non è la volgarità a spaventarmi, nel film che vi dirò dopo è talmente volgare che bisogna stare alla larga, perché ok la volgarità, ma qui siamo al limite dell'indecenza. Questo 50 sbavature di nero è proprio una merda, cioè un classico film che sembra fatto per la televisione, anche come fotografia, montaggio, un film che è andato anche al cinema e che in America ha anche incassato sul successo di quel cesso di 50 sfumature di grigio. Ma però perché parlare di qualcosa che ha alla base uno nero che nella scena clou viene sodomizzato, cioè, ma che cazzo se ne frega, dovrebbe far ridere, non fa ridere, mette tristezza, fa dormire, annoia in maniera allucinante, è recitato da schifo, l'unica cosa buona che c'è sono un par di fie, per il resto è tutto da dimenticare, non c'è una battuta che vada a segno, un qualcosa che abbia un senso vero. Quindi il secondo film, ma veramente una merda, merda delle merde, è 50 sbavature di nero, non voglio dire nemmeno il regista perché non se lo merita, perché dovrebbe andare a scantinare qui in Venezia a pulire con la merda di Oboia di Velle e vanno a pescare, perché un regista del genere dovrebbe essere minimo incriminato per aver comunque nociuto alle menti dei giovani che guarderanno questo film. Questo è un film veramente da decreto legge, da eliminare per decreto legge, andrebbe bruciato, lo so che non si dice lo facevano nazisti, ma questo per decreto legge eliminiamolo dalle videoteche, e invece mi tocca anche tenerlo qui, e non si sa bene perché, anzi si sa perché il gusto della gente ormai a Pokémon Go è distrutto, funziona pure. Per me 50 sbavature di nero è una merda quasi inconcepibile. Alla me Sasha Baron Cohen lì, quello che faceva Ali G, che faceva Borat e quel dittatore, a me mi fa cagare al cazzo, ve lo dico subito, è un comico secondo me buono a un cazzo che usa solo la volgarità, c'ha una faccia scemo impossibile. È uscito questo mese Grisby, siamo sì questo film, è la storia di West Hooligan, un po' cattivo ma adorabile, perché già questa cosa è un hooligan, però è adorabile, scemo come una merda, con 630 figlioli, una moglie cicciona e stupida, che da 20 anni ha dovuto per amore abbandonare l'altro fratello, che si scopre essere una grande spia inglese.
E cosa succede? Praticamente succede che a un certo punto le vite dei due si rincrociano e che questo altro fratello scemo è costretto con la spia a dover fare insieme una grande azione mirabolante per salvare la vita sia al fratello che, diciamo così, al ministro ed a tutto il casino, insomma, classico di spionaggio che vorrebbero mettere all'interno di una storia che in realtà storia non ha. Che noi ci ritroviamo di fronte a delle gag che passano dalla scurreggia al vomito al rutto fino a una delle scene più brutte che l'umanità ricordi. E questi due si vanno a nascondere dentro una vagina di un elefante. E già questo è orribile, ti vedi l'interno della vagina, il cattivo gusto che fai, ci puoi arrivare fino lì. Cosa succede? Arriva l'elefante maschio e gli infila un cazzo così. E te devi puppare questo cazzone gigante che gli sbatte in faccia finché non gli viene in ghigna a lui. 5 litri di sperma, dice, questo è quello che dovrebbe far ridere. Io ero lì disgustato, ho fatto, ma come fa a far ridere? E cosa succede? Questa scena dura altri 4-5 minuti perché arrivano altri elefanti, altre cose, e lui è piegato, l'altro fratello, e quindi c'ha il culo spanato. Io sono rimasto deflagrato, ho fatto, ma questi film di merda lì, ma veramente, com'era, come tutte come le vacanze lì, come ti rivedi le vacanze, ma chi cazzo sono, chi se li guarda, chi è che ha voglia di vedere 5 minuti di un cazzo di gomma gigante che entra dentro una vagina gigante, sbatte in faccia a uno mentre sfonda il culo a quattro, e poi litri e litri di sperma che è latte, per cosa? Questo è cinema, questa è comicità, no, qui siamo, guarda, si sta passando da Black Edwards agli Abrams, agli Zucker, agli Wayans, cioè in confronto 50 sbavature di nero prima era una commedia all'Hollywood Party, cioè qui siamo a dei livelli che secondo me questo Sacha Baron Cohen dovrebbe anche lui andare a zappare, rompe nemmeno i coglioni. Se Borat aveva un senso perché era semi documentaristico e mostrava comunque anche dell'idiozia della gente, la falsità, perché prendendo per il culo e facendo delle, che poi lui faceva le candy camera, tutto lì, tanti discorsi, questo proprio cerca di avere una struttura. Ora il regista è Terrier, quel regista di merda francese che faceva tutti quei Transporter, quel Hulk di merda, Louis Terrier, un regista inconcepibile, della scuola mi pare di Luc Besson, che qui ha anche la pretesa di girare le scene d'azione, ma le scene d'azione lei girano un film del cazzo, sì, questo film lì era un altro fondo di magazzino che si dovevano ben tenere alla larga, perché già le menti dei nostri giovani sono massacrate, te lo ripeto, da Pokémon Go, Netflix, serie TV stronzate a giro, puttanate, non c'è più nulla. In più, se li fai credere che la comicità sia un cazzo gigante che pruzza sperma in ghigna uno per 4 minuti, allora siamo ridotti veramente al massacro. Per me, che amo Woody Allen, che amo Bogdanovic, amo la commedia non tanto sofisticata, ma amo anche la commedia demenziale, amo Mel Brooks, amo tutto, però che cazzo. Qui siamo arrivati a un livello che il mio, mi dicono a me che siete volgari, ragazzi, guardate Grimsy, io se sono volgare io, Grimsy è l'ultime due parole per questo film. Continuo a non capire e non capirò mai perché la gente comunque lo noleggia e lo gradisce. Questa è una cosa che forse perché sono vecchio io forse non capisco, ma il fatto del peto, della scurreggia, del rutto e dello sperma esiste dai tempi delle commedie scollacciate italiane, delle commedie, cioè, sempre esistito dai tempi di Porky's, continua ad andare avanti ma continua a degenerare sempre più. Sarebbe un attimino il caso che chi scrive questa roba si rendesse conto che la vedono anche gente di una certa età, anche ragazzini, ai quali insegni esclusivamente monnezza, idiozia e violenza, perché oltretutto il film, al di là di un paio di cose divertenti, cioè Daniel Radcliffe e Donald Trump che pigliano lights, è un bambino che viene pestato, handicappato, che quello mi può far divertire, è esclusivamente 1 ora e 20 di merda. Merda assoluta, ma merda proprio, nel senso che il film parla di merda, di sperma, di puttanate, di cazzate, ed in più indulge molto alla violenza e alla bellezza di utilizzare le pistole, ed è una cosa che io non sopporto. Detto questo, il terzo ciofecone, quindi mi pare di aver capito, del mese che vi ho sconsigliato vivamente, è questo Grimsby. Attenti a quei due, più che altro attenti a quei due e al regista, perché questi lì fanno altro che danni morali e psichici e fisici a chi ha visto questa zotta di film. Concludo qui il video, saluto mi pare Marco da Pietrasanta con la sua bimba che mi sono venuti a trovare, saluto Stefano che era qui di passaggio e che come sempre fa sempre piacere avere nei video come supporto morale, saluto Martin che con i 47 gradi qui all'ombra lì dentro sta girando sto video nonostante tutto, saluto Birramiata se volete vedere una bella birra, andate a Baroni Vernici se volete comprare vernici, venite a bere una bella, a mangiare una bella pizza in città, non vi rinchiudete in questi centri e centri magazzini giganteschi che vi rincoglioniscono il cervello, siate romeriani fino in fondo, e prossimo video che vi aspetta è Frusciante al cinema del terzo La notte del giudizio, che sono andato a vedere Anarchia al terzo Election Day Year, perché è un film del quale ho interesse a parlare perché è molto carpenteriano. Detto questo, saluto la mia moglie che è a casa, saluto la mia sorella, saluto la mia nipote Sara, saluto tutti i clienti che continuano a farmi campare qui, chissà per quanto mi sa po', ma
Comunque, si spera che questo caldo di merda vada via. Frusciante vi dà un bel saluto per i consigli di agosto, che sono stati molto veloci, ma spero che vi abbiano perlomeno divertito o che vi abbiano fatto passare quella mezz'oretta col cervello semi staccato, come faccio sempre io quando guardo i miei video. Quindi, goodenavena a tutti, buona serata, ci si vede, buona Ugo, e si spera che comunque il mondo un po' migliori e che ci ridiano qualche posto di lavoro e si parli un po' meno di cazzate, ma un po' più di cose serie nel mondo. Quindi, ancora un salutone a Martin, saluto a tutti, ci si becca, Videodome Industries a settembre-ottobre rinizia a lavorare, abbiamo girato intanto il corto di Martin, ci si becca, alla prossima, ciao! Bentornati al cazzo!